Buonasera, Alberto Forchielli. Allora, lei è un imprenditore esperto di Cina. Ecco, senta Forchielli, lei esalta sempre i ragazzi cinesi mentre è critico con quelli italiani. Come mai? Ragazzi italiani. Sì, lei è critico. Ragazzi cinesi, sono ragazzi sì. Cinesi. Sì, cinesi sono cinesi. Ragazzi italiani, poveri i nostri ragazzi italiani. Sì. Ragazzi italiani impennano con la moto senza casco. No, vabbè, non tutti. Fanno le sgommate per scrivere viva la figa sulla foto col copertone. No, ma non c'è qualcuno. C'è il casco italiano, lo usano come vaso per coltivarci le piante, ma non è che si fanno le ma non è vero, no, i ragazzi cinesi, italiani... vedi, si passano le piastrelle, tira su dei piani. Ho capito, si così va... fatto, ma... una discoteca, no, ma io tiro sui piani. Vabbè, ma i ragazzi italiani non sono tutti così. Le discoteche si fanno cose, ma sono... Quando... Vacanza. No, vacanza. Aspetti, non no, sono anche peggio. Quando tu ci fai un colloquio di un ragazzo italiano, sì. Non c'è neanche il curriculum. Non hanno il curriculum? No, perché se l'hai arrollato per fumarselo mentre venivano al colloquio. Ma non è vero, non è vero. Ragazzi italiani, la prima cosa è che ti dico, quanto mi dai, quanto la paga, la paga. La paga i cinesi, la paga. Vabbè, ti chiedono la paga. I ragazzi cinesi invece prima ti lavorano 80 anni, poi l'ammontare della paga lo scopre la vedova della pensione di reversibilità. ma non è bello, tra l'altro. Ti chiedono le vacanze. Vabbè, chiedere vacanze, le vacanze. Però... vacanze, già si dice la parola vacanza. Gliela sportano via dal dizionario 3 mesi. Ma no. È come una specie di circoncisione. Ma non esageri adesso non credo. Se fai un colloquio al ragazzo cinese, lui arriva l'appuntamento 2 ore prima. Ah sì? Vabbè. Quando vede che c'è riscaldamento con i termosifoni, te li smura, ti fa l'impianto a pavimento a norma, no. Completo di colà. Ma perché non esageri? Adesso non credo. Grazie a Dio, ho fatto l'impianto. Vabbè, ma non è... Povero figlio. Sì, ho capito, ma molto spesso è sfruttamento. Una volta devo fare un colloquio a Johnny. Johnny, sì. Gli ho detto, ci vediamo alle 19 al 18° piano. Lui ha capito il contrario, è venuto alle 18 e ha visto che il 19° piano non esisteva, l'ha costruito lui. Vabbè, ma adesso lei sta mitizzando un po'. Italiano va in vacanza. Idealizza un po' troppo. Oddio, va in vacanza. Ah, ma sta idealizzando un po' troppo adesso la figura di questi ragazzi cinesi. Ragazzi cinesi sono degli elementi pazzeschi. Immagino, certo, però... Tutte le volte succede che assumi Jimmy. Jimmy. Che è uno che mentre ti fa il micro saldature dei circuiti integrati, sì. Contemporaneamente taglia il pane per la mensa. Vabbè. E già che hai il coltello in mano, sminuzza dei fascicoli al posto del trita, documenti. Sono intraprendente. Poi quando se ne va via Jimmy, oddio, andate via Jimmy. Come facciamo? Si arriva, arriva Jackson 5. Chi? Jackson fa che non è... Che fa le stesse cose di Jimmy, ma in più con un rullo in bianco ai soffitti. Cioè, è più bravo, quindi. Con uno stecco di ghiaccio passa il silicone, gli infisce, e poi ci mette in bocca un foglietto con un'equazione di secondo grado, te la sputa, risolve. Vabbè, quindi è più bravo. E poi va via Jackson 5. Oddio, andiamo via Jackson 5. Ma arriva Whisky Tango. Che nomi hanno sti ragazzi? Arriva Whisky Tango, fa tutto quello che facevano i due di prima, in più svita i buloni coi denti, nel frattempo mette il tappio a corona sulla bottiglia col culo. Fa l'aria condizionata con la sventola. Ma non mai, è la verità. Sta veramente idealizzando troppo, secondo me, per carità, poi capisco. Perché la verità è che questi sono uno più bravo dell'altro. Ho capito, sono però sono uno più bravo sì, dell'altro. Ho capito, però noi dobbiamo anche puntare sulle risorse italiane, no? Quali risorse? Vabbè, ma perché tutto sto pessimismo? L'Italia is going under, è spacciata. Is going I nostri under, ragazzi sì. Hanno solo voglia di fare della gran pugnetta. Ma non è vero, non tutti. I non nostri ragazzi stanno lì a grattarsi l'ombelico. Ma non è vero, non tutti. I cinesi quando si grattano l'ombelico con la lanetta che viene fuori fanno i maglioni di sintetico che esportano in tutto vabbè, il mondo. Ma che cos'è sta roba? Però, come dice lei, attenzione, perché in Cina... Oddio, i nostri figli fanno il maglione con la lanetta. Non ci ma meno male che non li fanno cinesi. Adesso i nostri ragazzi. Quanto mi date le vacanze? Sì, ma chiedono le vacanze, è normale. Va bene, senta, però in Cina c'è anche un problema di diritti umani, no? Non possono guardare internet, non possono esprimere un'opinione. Oddio, non possono guardare internet. Beh, oh, Madonna, se parliamoci chiaro, con cosa mangi? Col lavoro o con i diritti umani? Ma cosa c'entra? Il pane lo paghi con la libertà di parola. No, però è importante. È per questo che siamo il fanalino di coda del mondo. Fanalino che hanno costruito in Corea, tra l'altro. Vabbè, ho capito. Lei è veramente molto... Ah, beh, ragazzi, italiani c'è solo tatuarsi. Ma non è vero. E menare le vecchie per noi, amici. No. Studia un Platone. Beh, certo, Platone. Chi siamo? Dove veniamo? Dove andiamo? Mentre i nostri ragazzi chiedono dove andiamo, i cinesi dicono là. Ho capito, sono... E là...
ci hanno già costruito la muraglia cinese. Per dire, sono più. Sai come è nata la muraglia cinese? No, adesso non mi ricordo. Sono partiti con un tramezzo per il bagno, ci hanno preso gusto, hanno continuato per 21.000 km. Ma cosa sta dicendo? Ma non cinesi. È vero. Ma guarda, lei si capisca il suo amore per la Cina, come imprenditore avrà trovato anche. Trovato anche delle risorse, però. Fa ridere che fanno le vacanze, gli italiani fanno in vacanza, non sia poverino, andate a Cina dove c'è la Romagna, le Maldive, ce l'hai 500 euro, ti basteranno per un giorno. Ma no, vabbè, ma non è vero, non sono tutti così, forse sono un po' viziati. Il massimo della vacanza dei ragazzi cinesi nel weekend è trovare l'inizio sul rotolino dello scotch. Ho capito, non è bellissimo questa cosa, non è. Ma c'è mio figlio che non sa nemmeno rifarsi il letto. Vabbè. Non sa neanche da che parte va il cuscino. Ma che vabbè. In Cina i ragazzi le lenzuola ce le fanno loro, masticano i bacchi da seta, poi cagano direttamente la stoffa. Vabbè, ma adesso sono. Non so, possono essere ma così. Ragazzi, sì. Ragazze, la Cina sì. Non c'ha mai avuto un nazionale di curling. Non ha avuto una nazionale di curling, non ce l'ha mai avuta. Perché? Hanno provato, appena avevano la scopa in mano, pulivano il palazzetto. Ho capito, vabbè, perdi. Io capisco che lei è. Cosa c'è? I ragazzi cinesi non si mettono mai davanti alla TV. No? No, no, perché sono dietro a saldare i corporei. Vabbè, ho capito. Però, sì, adesso io capisco tutto, però non credo che. Ubedi Zitli. Cos'è? A me a Brooklyn, quando mi incontrano, la prima cosa che mi chiedono è Ubedi Zitli. Ah, quindi all'estero la percezione che si ha dell'Italia non è positiva. Guardi, calcoli che io per dimostrare di non essere italiano, quando mangio a Brooklyn, sì? Metto la marmellata sulle tagliatelle. Ah, per dire.